Ci sono state esplosioni nel pomeriggio a Milano e a Roma. La più grave è avvenuta a Milano, nel salone centrale della sede della Banca Nazionale dell'Agricoltura. Per lo scoppio, 14 persone sono morte. Una ottantina sono rimaste ferite o contuse. Due dei feriti sono gravi. Sembra accertato che sia scoppiata una bomba. Il fatto, per la sua atrocità, per il numero di morti e feriti, è il più grave che abbia colpito Milano in tempo di pace. A Roma, anche qui in pieno centro della città, ci sono state 3 esplosioni. 2 ordigni sono scoppiati all'altare della patria. Il boato è stato udito in tutto il centro della città. L'altra esplosione di Roma è avvenuta nell'edificio della sede centrale della Banca Nazionale del Lavoro. I feriti sono più di 10, non ci sono vittime. Ma sentiamo da Milano le ultime notizie. Molti dei testimoni dicono che erano circa le 4:30 quando nel salone della banca, affollatissimo oggi perché era giornata di mercato, è avvenuta la tremenda esplosione. Un boato e una fiammata hanno letteralmente sconvolto l'edificio. Una buca di circa 1 metro di diametro si è aperta nel pavimento dalla parte riservata ai clienti che in quel momento stavano terminando di effettuare le operazioni bancarie. I primi soccorsi sono stati portati dai cittadini che a quell'ora si trovavano numerosi nella centralissima piazza di Milano, che è a pochi passi dal Duomo. È scattato subito l'allarme della polizia, i vigili del fuoco e gli ospedali. Sul posto si sono recate immediatamente tutte le autorità della provincia e il cardinale arcivescovo, la cui sede è a pochi passi dalla banca. Nell'aria c'era un odore acre di esplosivo. La maggior parte delle persone che erano presenti hanno detto appunto che probabilmente si trattava di una bomba. Tutta la zona adesso è presidiata da carabinieri e agenti di pubblica sicurezza. Il traffico è stato deviato per consentire un rapido movimento ai mezzi di soccorso. Il sindaco ha proclamato il lutto cittadino, tutti gli spettacoli sono stati sospesi, le bandiere abbrunate saranno esposte su tutti gli edifici nella giornata di domani, sono state sospese le illuminazioni natalizie in segno di lutto. I feriti delle esplosioni di Roma sono, come abbiamo detto, più di 10. Secondo i primi accertamenti, la bomba scoppiata alla Banca del Lavoro era composta da una quantità di esplosivo tra gli 800 grammi e i 2 chili. Sono passati 8 minuti tra la prima e la seconda esplosione all'Altare della Patria. La prima è avvenuta alle 17:16, la seconda alle 17:24. I 2 ordigni che sono scoppiati al Milite Ignoto erano ad alto potenziale. Uno è esploso sulla seconda terrazza davanti alla porta del Museo del Risorgimento. Uno dei battenti è stato scardinato e lanciato a 7 metri di distanza. Una signora che si trovava a passare con una 600 è stata sbalzata in aria e la macchina si è rovesciata su un fianco. È stata soccorsa e condotta all'ospedale. Tutti i vetri della Basilica dell'Araceli e del Museo del Risorgimento si sono rotti. All'interno della chiesa sono crollati alcuni pezzi del soffitto istoriato. L'altra bomba era stata sistemata sotto l'asta della bandiera sulla seconda terrazza del Vittoriano. Lo scoppio ha stroncato l'asta e ha fatto a pezzi una parte della balaustra. L'altro scoppio di Roma è avvenuto negli scantinati della Banca Nazionale del Lavoro, in via San Basilio, nei pressi di via Veneto. I feriti sono stati medicati al policlinico. Più precisamente, l'esplosione di via San Basilio, sempre secondo i primi accertamenti, sarebbe avvenuta in un passaggio sotterraneo che collega i 2 edifici posto l'uno di fronte all'altro, dove hanno sede gli uffici centrali della stessa Banca Nazionale del Lavoro. L'edificio è stato fatto sgombrare dal personale, ci lavorano 2.000 persone. Anche qui l'esplosione ha provocato la rottura dei vetri dell'edificio e sono stati i vetri a ferire le persone. Nel passaggio sotterraneo i tubi dell'impianto di riscaldamento si sono rotti, l'acqua ha allagato una parte dei sotterranei. Per lo scoppio all'Altare della Patria sono state danneggiate anche molte auto in sosta a fianco del Vittoriano. Per precauzione tutta la zona intorno all'Altare della Patria è stata isolata. Tecnici della Direzione di Artiglieria e Vigili del Fuoco hanno compiuto un ampio sopralluogo. Anche gli uomini della Polizia Scientifica della Questura e dei Carabinieri sono accorsi per cercare di accertare la natura degli ordigni esplosivi. Il Consiglio dei Ministri sta per riunirsi a Palazzo Chigi. Il Presidente della Repubblica ha indirizzato al Presidente del Consiglio il seguente messaggio.
L'orrendo attentato che ha seminato la morte a Milano lascia sgomenta la nazione per l'efferatezza del delitto, per la sua mostruosa enormità, per la sua bestiale incoscienza. L'attentato di Milano, dice il messaggio del Capo dello Stato, è un anello di una tragica catena di atti terroristici che deve essere spezzata ad ogni costo per salvaguardare la vita e la libertà dei cittadini. Tocca alle forze dell'ordine democratico, tocca all'autorità giudiziaria, innanzi alla quale giacciono numerose denunce per istigazione ad atti di terrorismo, restituire alla legge, voluta dal popolo, la sua sovranità. Tocca ai cittadini assecondare l'opera della giustizia e delle forze dell'ordine democratico nella difesa della vita contro la violenza omicida. A lei, onorevole Presidente, e al Ministro dell'Interno, dice il Presidente,